Sempre lì. Su, forza, andiamo. Una, su, vieni no. Lo sapevo che dovevo stare zitta. Ma a Bordighera pesano di più i 10 kg rispetto a Milano. Adesso facciamo anche le mezze, corte, 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 Dani, dai, sono quelle che danno un paio la spalla. Bravo, vai, 8, 1, 2, vai, 9, vai. Poi noi non ci fermiamo mai al numero, perché io dico 8, però poi ce ne faccio stare sempre quelle due in più, perché il mio metodo è intensità più 1, quindi facciamo sempre quel più 1. Più 2. Più 2. Intensità più 2. Io sono Danila e benvenuti nel mio primo video YouTube. Lui è Daniel Giusto, è il mio coach. Penso che non abbia bisogno di presentazioni, ma magari in qualche altro video parleremo di Dennis più nel dettaglio. Siamo a Bordighera, nella palestra di Dennis, la Deluxe Fitness. Faremo il nostro workout. Siamo a 7 settimane sì, dalla siamo gara. A 7 settimane dalla mia prima gara in WBFF, dopo aver fatto 3 gare l'anno scorso con Dennis, che mi ha preparato per la Pro League, dove abbiamo avuto discreti risultati. Sì, diciamo che è un buon rientro. Sì, un buon rientro, perché avevo già gareggiato qualche anno fa e l'anno scorso ho deciso di riprendere, e quest'anno ho deciso di cambiare completamente, non categoria, perché farò sempre bikini, federazione, quindi i canoni saranno diversi. O anche l'allenamento diverso, perché dobbiamo arrivare meno tirate rispetto alla federazione che abbiamo gareggiato l'anno scorso, quindi qua dovremmo preservare un pochino i volumi, la parte bassa è sempre un pochino tra virgolette più pienotta, meno strappata, e sopra una buona qualità, però deve essere un tiraggio non estremo, e quindi stiamo lavorando sempre con dei buoni carichi e un lavoro sempre bene sulla contrazione e meno ad alta intensità tra virgolette, e diciamo che la forma sta venendo veramente fuori bene. Sì, dai, stiamo azzeccando i canoni per adesso. Sembrerebbe di sì. Oggi alleneremo la parte sopra, quindi faremo schiena e spalle, commenteremo un po' gli esercizi, daremo un po' di spiegazioni. Vamonos. Primo esercizio per la schiena è lo Shrugs, che è un esercizio specifico per lavorare bene centro schiena e ampiezza, perché questo esercizio bisogna fare aprire al massimo, cioè scapolare bene, aprire bene la schiena e poi contrarre verso dietro in modo da picchiare bene sul centro schiena. Un esercizio che lavora sulle ripetizioni abbastanza alte, quindi sempre sulle 12, massimo 15. È importante la contrazione di picco e si va proprio a lavorare, vi faccio vedere questo punto qua, centro schiena. Ok? Vai Danilo. Questo esercizio saranno 4 serie dalle 12 alle 15 ripetizioni. È importante, appunto, come dicevo prima, per l'esecuzione, in chiusura alzare sempre bene il petto, perché più si alza il petto e più senti lavorare il centro schiena. Più di perfetto, bene, via, 8, 9, 12. Allora, secondo e terzo esercizio sono ancora 2 esercizi sempre specifici per lavorare più il centro schiena, e sarà la super rowing, impugnatura neutra, in super serie con rematore con manubri su panca a 30 gradi. Sono tutti 2 esercizi che bisogna sempre fare, massimo allungamento e massima contrazione. Le ripetizioni qua saranno tutte e 2 da 8, se si usa un buon peso fa proprio bene al centro schiena, che crea spessore. Ok, andiamo dai. Io sono una chiavica, quindi tanto peso per me è il riscaldamento di tanti altri. Aspetta, tieni. 1, 2, 3. Vedete? 1, 2, 3, rispecchia molto lo Shrugs che ha fatto prima, perché c'è allungamento e contrazione. Infatti nei dorsali è molto importante il massimo allungamento e massima contrazione. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1. Tieni, 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 6, brava, su, forza, andiamo, 1, su, tienilo,
lo sapevo che dovevo stare zitta prima. Poi noi non ci fermiamo mai al numero, perché io dico 8, però poi ce ne faccio stare sempre quelle due in più, perché il mio metodo è intensità più 1, quindi facciamo sempre quel più 1. Più 2. Più 2. Intensità più 2. Comunque oggi stavo pensando che è metà della mia vita che mi alleno e mi sono detta chissà da quanto si allena Danny. Tu quando è che hai iniziato? Io ho iniziato ad allenarmi che avevo 14 anni e ho iniziato a farlo seriamente proprio per diciamo andare a gareggiare quando avevo 16. 16 anni? 16 anni. Già avevi le idee super... Chiaro, dopo 6 mesi ho fatto la prima gara. Cavolo. Nella FNCF, mi ricordo ancora quella di Trombetta. Ho vinto. non avevo dubbi che avevi vinto. Vero, veramente. Ci penso anch'io. Ho gareggiato da 16 anni, dall'età di 16 anni, 87 fino al 2010. Pensa un po' quanto. Tutta la vita. Io metà vita che mi alleno, ma tu praticamente tutta la vita. Perché io sono vecchio, Non 50, vecchio. 54. Fate due conti. Vabbè, sei stato uno dei pionieri praticamente del bodybuilding. Sì, uno dei primi anch'io, anche se c'era già qualcuno, però diciamo a farlo un po', forse uno dei primi. Qua già lavoriamo più sull'allungamento, quindi iniziamo a lavorare un po' sull'ampiezza, massimo allungamento dove senti la schiena che è aperta al massimo, poi scendi, porti il corpo leggermente indietro e basta che passa il triangolo e arrivi fino a qua. Poi devi chiudere le spalle e contrarre la schiena. Il piramidale è inverso, quindi partiremo da pesante, faremo 6, 8, 10, 12. Parti bene avanti con la testa, senti la schiena che è aperta al massimo, vedi? E poi porti il triangolo dove sei adesso col petto e ti sposti leggermente verso il petto. Bravo, una, va bene. Perfetto, schiaccia, due, bravo, lunga bene, anzi, perfetto, una, bravo, lunga bene, perfetto, schiaccia, tre, bravissimo, perfetto, il corpo si incontrano e si schiaccia bene la schiena. Ne faremo 10 più pesanti e 10 più leggere. In WBFF la schiena, cioè noi l'alleniamo come se dovessimo mostrarla, però certo, in realtà purtroppo non la mostreremo. Perché è coperta, no? Cioè, valutata l'armonia del corpo in generale. Sì, infatti noi l'alleniamo per dare un'armonia, sì, e dare una linea. Esatto, per la linea, perché a differenza della Pro League, che comunque hai delle pose dove far vedere l'ampiezza del dorsale. Sì, conta sulla linea, sul complesso. Sì, esatto. Diciamo esatto. Nel complesso conta, ma non è. Però ovvio, muscolo è importantissimo allenare tutto il corpo, quindi certo. Noi lo facciamo. Certo. Perfetto. Questa abbiamo ancora due serie, 10 più 10. Le serie qua sono tre, sempre 10 più pesanti e 10 più leggere. Terminato il dorso, abbiamo fatto 5 minuti di pausa perché è molto importante recuperare tra un gruppo e l'altro, perché sennò portate via subito il sangue dal muscolo che avete praticamente appena allenato e richiamato, quindi è importante quei 5 minuti. E adesso partiremo con le spalle. Il primo esercizio sono le alzate frontali a martello da seduta con fermo in cima di 2 secondi. Saranno 4 serie da 10. Mi esce un porco quando faccio la prossima. Una, due, cinque. Una, due, sei. Una, due, sei. Una, due, nove. Una, due, due. Una, due, sei. Grande danno. Adesso facciamo anche le mezze. Corte, corte, corte. Dai, ecco, quelle che danno un po' pagare la spalla. Bravo. Vai. 8, 1, 2, Vai, 9, vai. Questo è uno scherzetto, dei tuoi soliti. Questo mese non sono riuscita ad andare a farmi trattare, che di solito sei chiaro da tutti i mesi. Certo. Infatti io tendenzialmente ho sempre un po' di sbilanciamento, essendo avendo avuto la scoliosi di una spalla che spinge più dell'altra. Non essendo andato a farmi trattare, senti la differenza? Sì, andrò tra poco. Secondo e terzo esercizio.
Secondo e terzo esercizio. Pesantissimo. Marmo press da 8 ripetizioni. In super serie con le girate larghe da 12 ripetizioni. Saranno 4 serie. Oh, mamma mia. Ma a Bordighera pesano di più i 10 kg rispetto a Milano. Via. Significativa, però significativa. Bravo. 12. Devastante, mia, adesso provate. Dovete provarli, eh? Dovete provarli questi video. Bello sarà fare la seconda, seconda serie. Questa era la prima, quella è la cosa preoccupante. Via. Brava, chiude. Via. 7 in 3, 1. Via. 5. Ottimo. 6. Brava. Vai. Andiamo. 1. Dopo. A metà allenamento di spalle. Che gli faccio la cosa? No, no, non si alzano più le braccia. Fatta. Terzo esercizio per le spalle. Alzate laterali col fermo in massima apertura, massima estensione. Ne faremo 3 serie da 10 più 10 mezze. Le mezze ti servono proprio a dare il pompaggio massimo alla spalla. Su. 1, 2, 5, 3, 5, 4, 6, 1, 2, 1, 1, 6, 7, 8, 6, 4, 5. No, bikini non è bodybuilding, voi basta niente, sì. Gareggiate, se... Okay, la volta. Due esercizi per la spalla posteriore, super serie. Un face pull da seduti, posizione delle mani in partenza in questa maniera, il gomito deve essere all'altezza della spalla, questo lavoro qua. Ok, schiena ferma, lavora solo sulla spalla posteriore. Finito questo, si prende il cavetto dal pomello, ok, mano sul fianco e si porta su in questa maniera. Ok, saranno 15 di face pull da seduta e 10 di cavetto dietro. Vai. Questa è la previsione che saranno 10. Vai. Infatti, poi vediamo. Oh. You ain't giving this to all you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that that hurts. But it's checkmate, we ain't selling short, no the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I'll be on the work. Yeah. Fuck. È andata anche questa. Abbiamo finito l'allenamento. Direi che abbiamo fatto veramente un bel allenamento. Danilo ha veramente tirato, è spinto, eh? Sì, sì, è spinto, sì, bene. Mi sono impegnata. Sì, eh. Poi seguiteci per i prossimi allenamenti. Non so se io riuscirò ad alzare le braccia nei prossimi due giorni, però. Tanto vedremo le gambe. Saluto così.